mantenendo le giuste regole, i giusti comportamenti, possiamo farcela. La nostra vita deve andare avanti, la nostra socialità deve andare avanti. Arrivano dal cuore le parole di Gian Giacomo Nicolini, che sveste per un momento i panni da vicepresidente dell'organizzazione della Belluno School Run e indossa quelli dell'esperienza maturata nei mesi più duri nel reparto Covid del San Martino. L'edizione della manifestazione rivolta alle scuole quest'anno è stata certamente la più difficile e per questo la più importante. Il suo messaggio è rassicurante. Al resto ci pensiamo noi. Noi medici, gli infermieri, gli operatori sanitari tutti stiamo cercando di organizzare al meglio anche questa seconda fase, che ci vede ancora stanchi per la prima fase ma volenterosi e per quello che è la nostra missione. Io la ritengo così, una missione vera. All'invito a partecipare alla School Run, rivista e ripensata per evitare assembramenti, hanno risposto migliaia di bambini. Partenza e arrivo al Parco Città di Bologna, i piccoli hanno fatto la loro corsa accompagnata da genitori e insegnanti e per 3 ore il luogo simbolo dello svago dei bambini si è riempito di colore, musica e allegria. La cosa meravigliosa è che abbiamo bisogno di ripartire. Abbiamo bisogno veramente di ripartire, nonostante quello che sentiamo in giro o comunque dai media o comunque dalle notizie, realmente anche dei bollettini medici, è che in realtà andiamo in una direzione diversa. Noi abbiamo voglia di fare qualcosa di differente. Il ricavato delle magliette vendute andrà interamente alle scuole del comune di Belluno. Una carica incredibile per superare il momento di difficoltà che ha messo in campo l'impegno collettivo dei volontari e delle istituzioni per consentire lo svolgimento della manifestazione nel pieno rispetto delle regole.